Non vi è nulla da sperare se sei cieco di fronte a questa luce, che non proviene dalle cose, ma dal senso delle cose. E ti ritrovo davanti alla tua porta. Che fai lì? E tu non lo sai e ti lamenti della vita. La vita non mi porta più nulla. Mia moglie dorme, il mio asino riposa, il mio grano matura. Io non sono altro che stupida attesa e mi annoio. Bambino senza giochi, che non sa più leggere attraverso le cose. Mi siedo accanto a te e ti istruisco. Ti immergi nel tempo perduto e ti assedi all'angoscia di non poter divenire. Perché altri dicono: serve uno scopo. Il tuo stile è bello e ti crea una spiaggia lentamente diseppellita dal mare. E la puleggia, cigolante, ti crea l'acqua da bere. Così il biondo grano che è frutto del duro lavoro, così il sorriso del bambino che è approdo dell'amore domestico, così il vestito dalla filigrana d'oro cucito lentamente per la festa. E cosa diventi in te stesso se giri la manovella per il solo rumore della puleggia? Se cuci il vestito per il vestito, se fai l'amore per l'amore. Queste cose si esauriscono presto, perché non hanno nulla da darti. Ti ho parlato della mia galera nella quale rinchiudo quelli che non hanno più qualità di uomo. E il loro colpo di vanga ha valore per la vanga. Ed essi danno un colpo di vanga dopo l'altro e non cambia nulla della loro sostanza. Nave senza spiaggia che gira in tondo. E non vi è creazione, non vi è strada né carro verso qualche luce. Ma che sia lo stesso sole, la stessa dura strada, lo stesso sudore, basta che ti sia concesso di estrarre una volta l'anno il diamante puro, ed ecco che diventi devoto nella tua luce. Perché il tuo colpo di vanga ha il senso del diamante che non è della stessa natura. Ed eccoti nella pace dell'albero e nel senso della vita, che è di innalzarti di livello in livello per la gloria di Dio. Tu ti rompi la schiena per il grano e cuci per la festa e frantumi la roccia per il diamante. E coloro che ti sembrano felici, che cosa possiedono più di te se non la conoscenza del nodo divino che unisce le cose? Tu non troverai la pace. Tu non troverai la pace se non trasformi nulla secondo il tuo essere. Se non ti rendi veicolo, via e carro. Soltanto allora circola il sangue nell'impero. Ma tu pretendi di essere considerato e onorato per ciò che sei. E pretendi di strappare al mondo qualcosa da afferrare che sia per te. E non troverai nulla perché non sei nulla.
e getti i tuoi oggetti alla rinfusa nella discarica. Aspettavi l'apparizione venuta da fuori, come un arcangelo che ti assomigliasse. E cosa avresti tratto in più dalla sua visita rispetto alla visita del vicino? Ma per aver notato che chi cammina verso il bambino malato non è lo stesso di chi cammina verso l'amata o di chi cammina verso la casa vuota, benché sul momento sembrino simili, io mi trasformo in appuntamento o spiaggia. Attraverso le cose che sono, e tutto è cambiato. Mi faccio grano al di là dell'aratura, uomo al di là del bambino, fontana al di là del deserto, diamante al di là del sudore. Io ti costringo a costruire in te una casa. Una volta fatta la casa, arriva l'abitante che brucia il tuo cuore.